Più cordiale, buonasera da Daniele Porcelli. Il turno all'appuntamento del venerdì sera con il calcio femminile. Il campionato di Serie D, Atletico Anzio Lavinio affronta questa sera il Divina Amore per la quinta giornata di questa stagione 2016-2017. Allontana Aiello come può, ma va a pescare addirittura Mastro Francesco, che si invola da sola a rete con la Danella. Lo scambio, c'è Mastro Francesco, poi l'uscita provvidenziale da parte di Pietro Letti. Aiello prova a caricare il tiro, poi ci ripensa, arriva anche Coletta, ci prova lei, palla sul fondo questa quinta giornata. Adesso Aiello prova il tiro, la risposta da parte di Pietro Letti. Malavisi sulla destra apre verso il corridoio per Albanese, che fa partire una fiondata. Aiello prova a caricare il tiro, ci ripensa, poi nell'azione successiva il piattone da parte di Coletta, poi lascia all'indietro. Prova intanto Malavisi ad andare a cogliere il pallone, se ne va, esce Maglione che ha comunque allontana il pericolo. Adesso dalla distanza, ancora Divina Amore, il tiro di Belfiore, c'è sotto misura e di poco sprecano una grossa occasione per sbloccare il risultato. C'è comunque l'interposizione da parte di Ruzza e poi con la testa Mastro Francesco sembra adesso in questa circostanza soffrire qualcosa. Due conclusioni in poco più di 10 secondi. Mastro Francesco toccato a Aiello dal vantaggio, molto visibilmente ci prova adesso la soluzione con Aiello. Aiello recupera Tordone, Aiello se ne va da sola, il tiro, la risposta da parte di Pietro Letti, pronta per caricare il tiro, poi ci ripensa Mastro Francesco ancora all'indietro per Aiello, la finta con il corpo, la palla che si perde sul fondo, sulla sua conclusione. A destra c'è Ruzza, in mezzo c'è Di Lorenzo, lo scambio subito con la Ruzza, il diagonale, il gol! Il vantaggio con Ruzza, il vantaggio con Ruzza, Atletico Anzio Lavinio che passa in vantaggio delle ragazze dell'Anzio Lavinio. Adesso il tiro, la fiondata da parte di Dastoli, Albanese all'indietro, Dastoli esce tutta la retroguardia di casa. Sul pallone si porta proprio Ribarbelli, il tocco per Albanese, il tiro, la deviazione da parte di Mastro Francesco, fuori dallo specchio della porta, dal fondo il Maglione, poi c'è il tiro da parte di Aiello. Albanese dal fallo laterale, Malavisi, il piattone, Coletta, terzo fallo commesso dal parte l'Albanese, la scivolata da parte di Maglione, poi il tiro e c'è il gol del pareggio da parte di Riparbelli. Se ne va a due, prova il tiro, ci ha provato, l'ha messa la gamba Malavisi e arriva il triplice fischio finale. Non c'è più tempo, finisce qui. Atletico Anzio Lavinio e Divina Amore chiudono il confronto sull'1-1 al gol di Ruzza. Risponde Riparelli, capitano della formazione del Divino Amore.